inizi, sono diciamo, un pianista, compositore. Vengo, per così dire, dagli studi accademici classici, quindi il conservatorio, e però sono sempre stato un po', come dire, ai tempi un allievo ribelle. Ero molto affascinato dalla musica di matrice non colta, come si direbbe oggi, ma quindi più di matrice improvvisata. Ai tempi era il rock, era la fusion, poi è diventato jazz. Quindi parallelamente ho sempre un po' coltivato la doppia passione, la passione per la musica classica e la passione per la musica più improvvisata. Oggi le cose sono un po' cambiate, perché nei conservatori insegnano anche jazz, insegnano addirittura, alcuni conservatori aprono cattedre di musica pop, però ai miei tempi era una cosa che non bisognava fare, perché rovinava l'impostazione. Quindi. E sta di fatto che poi, ecco, quando mi sono trovato a scrivere musica, quello che usciva un po' dalle mie corde era una cosa che risentiva un po' di sia della scrittura, di un certo tipo di scrittura, sia della parte invece più improvvisativa, più jazzistica. Per cui sentirete alcune cose più scritte e strutturate, alcune cose più invece estemporanee e improvvisate. Il primo brano che vi suonerò è un brano che così è riferito un po' al mondo dei bambini, in realtà, perché sono sempre un po' rimasto affascinato, quando mio figlio era piccolo, ma anche, insomma, anche dopo, di vedere come i bambini, soprattutto quelli piccoli, passino così velocemente dalla gioia al dolore, dal pianto al riso, in maniera che a volte nemmeno loro sanno se stanno piangendo lì dentro. E quindi ho voluto dedicare a questo mondo un po' fantastico, un po' schizofrenico, questo brano che si chiama Infantile.
brano che come dire, ispirato da quei momenti che penso prima non tutti nella vita in un certo momento abbiamo avuto, ovvero da un pensiero ossessivo, un pensiero che non ci dà pace, un pensiero che ingigantisce, che non necessariamente deve essere un pensiero negativo, può essere anche un pensiero creativo, può essere un amore, può essere una qualsiasi cosa, però proprio il tema dell'ossessione, del pensiero che ci mette in gabbia e non ci lascia scappare. E per far questo ho usato una tecnica compositiva minimalista, cioè una piccola cellula ritmico-melodica che un pochino alla volta cambia e ingigantisce. E questo brano qua si chiama appunto Pensieri. Thank you.
un brano dedicato a quei momenti della vita in cui bisogna fare delle scelte, a volte anche difficili, a volte dolorose, ma necessarie. Thank you.
prossimo brano invece è un brano che ho scritto quando ho avuto la fortuna di essere stato invitato a fare dei concerti in Brasile. E, la scena più forte che ho avuto da questa esperienza è stata alla mattina quando mi sono venuto a prendere all'aeroporto, che era l'alba, e quindi per la strada in taxi per tornare verso la città che era Rio, io durante il tragitto vedevo queste comunità di piccoli bambini che si risvegliavano sotto i ponti in mezzo a 10-15 bambini dei 4-5-6 anni che vivevano insieme e davano inizio alle loro attività quotidiane. E quindi è stata una cosa che non avevo mai realizzato, insomma, che ci potessero essere dei bambini così piccoli che vivevano come selvaggi, cioè magari come selvaggi, come dei proprio ai margini della società. Questa cosa mi ha molto colpito, ho scritto un brano che si chiama Niños, appunto. Thank you.
Resterei in Brasile. Resterei in Brasile perché vi racconto un attimo di Egberto Gismonti, che è un autore brasiliano, sconosciuto, diciamo, alla, probabilmente alla stragrande maggioranza del pubblico, ma parecchio conosciuto fra le dei lavori, diciamo. E io comunque l'ho scoperto per caso anni fa in un disco con Astor Piazzolla, e devo dire che mi si è aperto un mondo, perché io giustamente ero su quel binario: fai musica classica, fai musica jazz, fai musica. E ecco, in lui ho scoperto una persona che usava tutti questi linguaggi assolutamente, come dire, proveniente dalla musica etnica brasiliana, ma nello stesso tempo l'ha studiato con un'allieva di Vavert, Madame Boulanger. Poi ho scoperto che è stata anche l'insegnante di Quincy Jones, di Astor Piazzolla. Questo ne parlavo proprio oggi, come a volte noi siamo così settoriali, no? Pensiamo che un jazzista deve studiare con jazzista e uno fa musica. Quando invece poi grandi personaggi, grandi maestri, come giusto questa Madame Boulanger, come può essere stato Maurice Ravel, in qualche modo, sono persone che credo che siano al di sopra di queste cose, che ti insegnino veramente la musica, non i vari linguaggi, questa piccola considerazione. Comunque, devo dire, Alberto Gismonti ha cambiato tantissimo il modo di sentire, di vedere la musica, e quindi volevo fare un omaggio a lui suonando un suo brano che si chiama Maracatu. Chi di voi sa cos'è Maracatu? No. Non lo sapevo nemmeno io, poi sono andato a vedere. Maracatu pensavo fosse un luogo del Brasile, invece in realtà è l'onomatopea del ritmo del samba. Maracatu, 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 Maracatu. Thank you.
si chiama David Samba ed è un po' inizio giusto un po' come uno scherzo, come una cosa un po' inquietante, poi si capisce che era uno scherzo. David Samba. Thank you.
che ascolto non so mai se sta prima o prima data. Quindi... Vabbè, comunque, visto che è un brano che si chiama Edival, ed è un brano che vuole essere un po' un augurio alla vita di ognuno, un augurio a, un brindisi ben augurante al cammino della vita di ognuno, con i momenti chiari, anche scuri, insomma, con il susseguirsi di vicissitudini belle. Thank you.
di genere anche questa volta, un po' il genere del jungle, che forse è più buono, si ricordano, si ricordano di 10-15 anni fa, era un genere abbastanza underground, dove la batteria spesso erano ritmi molto serati di batterie elettroniche, eccetera, veniva dal nord Europa fondamentalmente, il giallo. E poi il tango, perché all'interno c'è un brano di tango. Quindi era un po' il tentativo di unire questi generi musicali. Thank you.
che si chiama Cambio titolo, ed è un titolo strano questo, però l'aneddoto è questo, che effettivamente avevo un altro titolo questo brano, poi nella lista pensai che non andava bene il titolo che aveva, per cui tirai una riga e scrissi Cambio titolo, e così è rimasto, per cui questo è il titolo. Resistiamo che qui piano quasi solo Fabio Giannini.
brano che dà titolo al mio primo CD che era uscito nel 2004.